Lunedì, buona giornata, siamo al 13 di marzo e ancora trovo un pochino sotto pressione i nati sotto il segno zodiacale della Vergine. Sarà che voi volete avere tutto molto sotto controllo. Ecco, qui non parlo tanto delle relazioni, anche se bisogna capire con chi state, parlo delle questioni di lavoro. Probabilmente avete bisogno di qualcosa di più, di una conferma, di una situazione particolare. Qui parlo anche ai trentenni e quarantenni, se avete un nipote, una persona cara della Vergine, probabilmente adesso vi dirà che è un po' in attesa di occasioni di novità per quanto riguarda proprio la vita professionale. Cosa fare? Innanzitutto lasciar passare questo periodo che con il Sole e Venere in aspetto un po' agitato può creare dei disturbi e soprattutto non riversare tensioni in amore, perché l'ultima cosa da fare adesso è proprio quella di tenersi lontano dalle persone amate. Poi ci possono essere anche dei casi particolari in cui si ama profondamente una persona, però la testa sta altrove e quando si torna a casa, non dico che si discute, però può capitare di non sentire le esigenze del partner. L'Ariete, due stelle. Allora, l'impeto non manca, forse anche troppo. Io non vorrei che tra lunedì e martedì, con il passaggio di una luna incisiva per il vostro segno zodiacale, abbiate fatto qualche cosa di troppo, qualche gesto azzardato. L'azzardo è la vostra passione, l'azzardo sentimentale parlo, l'azzardo anche nel lavoro. Quante volte voi Ariete vi mettete in gioco in situazioni che non avete mai provato prima? C'è gente che, fantastica da questo punto di vista, che si inventa un lavoro nuovo, oppure decide, non voglio più stare sotto uno stipendio che non mi va bene, sotto persone che non mi capiscono, mi metto in proprio, partono gli Ariete allo sbando e allo sbaraglio. E spesso, questa è una caratteristica di tutti i nati sotto i segni di fuoco, è vincente questo atteggiamento, perché chi pensa troppo, ah, sbaglio, sbaglierò, lo faccio, non lo faccio, perde un sacco di tempo e poi si ritrova a metà della vita senza aver concluso nulla. Quindi va benissimo, virgolette, azzardare, però oggi attenzione, perché secondo me un po' di stanchezza c'è. Poi, se dovete stipulare un accordo, un atto, mettervi, in relazione a delle persone che vi devono qualcosa, ci saranno dei piccoli ritardi. Il segno del Toro, tre stelle, è un oroscopo che spinge a fare delle cose diverse rispetto al passato. Venere è tornata favorevole. Io adesso parlo alle persone che hanno rinunciato ad un amore. Ricordatevi che c'è stato un transito pesante di Venere da metà febbraio fino agli inizi di marzo, fino a qualche giorno fa. Ecco, se avete detto stop ad un sentimento, non è che adesso ci ripensate? Diverso il discorso, chiaramente, di quelli che hanno già un amore e che intensificano la relazione. In questo caso potrei dire che chi ha scelto una storia part-time adesso si rende conto che invece è una storia più importante. In altre parole, questo nuovo transito di Venere vi mette di fronte a delle condizioni diverse che riguardano il lavoro e riguardano anche l'amore. E quindi se avete commesso un errore dovete pagare pegno. Il segno zodiacale dell'Acquario. Le relazioni sentimentali sono importanti, ma ricordo sempre che l'Acquario difficilmente si lascia vincolare dalle persone. È il segno che ama la libertà e questo può essere vissuto in maniera sbagliata da chi sta con un acquario, perché pensa non mi ama, si fa i fatti suoi. Non è così. L'acquario ti ama se lo lasci libero, cioè più lo senti lontano l'acquario, più ti pensa, più cerchi di metterlo sotto una campana di vetro e più soffre, scapperà. Quindi molti acquari ora devono capire che cosa provano per una persona che magari in questi ultimi tempi è stata un po' birichina, magari si è allontanata. Comunque è pronto l'acquario per una nuova vita e anche dal punto di vista amoroso. Il segno zodiacale del Capricorno si sente pronto a reagire se ci sono state delle preoccupazioni. Secondo le mie stelle, lunedì e martedì sono state giornate un po' pesantucce, quindi io credo che in questo momento non siano pochi nati acquario che devono, Capricorno, che devono cercare di risolvere un piccolo problema. Quindi che cosa è successo ieri o l'altro ieri? Avete avuto delle discussioni? Ci sono state delle persone contro di voi? Se poi il problema è la casa, la propria abitazione, per un guasto, per una vendita, per un affitto, quello che è, allora dovete porre molta attenzione sull'argomento e credo che prima della fine del mese non riuscirete a risolvere dei problemi. Il segno zodiacale del Leone, bisogna pensare all'amore, ma gradualmente, perché ricordiamoci che Venere non è più opposta da pochissime ore, quindi tutti quelli che hanno vissuto dei disturbi sentimentali, magari stanno pensando anche a due persone, devono cercare di capire quale sia la strada giusta da seguire. Questo è un cielo molto particolare per le finanze.
marzo, aprile e maggio sono mesi in cui bisogna mettere a posto dei contenziosi. Lo sanno soprattutto i nati leone che magari hanno ricevuto una lettera in cui si invita a dare dei soldi o magari hanno speso più quattrini. Certo, gli investimenti dovrebbero essere ben mirati, molto curati, perché ancora Giove è in aspetto nervoso. Il segno zodiacale dei gemelli recupera, oggi meritate 4 stelle di forza, ricordando tra l'altro che questo cielo vi libera da alcuni pesi. Io non credo che esistano in astrologia pianeti negativi e pianeti positivi, perché spesso ho notato che anche quando abbiamo dei transiti apparentemente contrari, stiamo meglio, perché quel transito contrario ci dà la forza per dire basta, per non aderire alle provocazioni di alcune persone. Diciamo che si raggiunge il limite di insofferenza. Allora, in amore, questa Venere in aspetto accigliato potrebbe anche rappresentare, per alcuni gemelli, soprattutto per quelli che hanno tra i 30 e i 50 anni, l'opportunità per dire basta, così non può andare avanti, o cambiamo, oppure stop. Ecco, sarete molto intolleranti. E io vi do 4 stelle perché in fondo questa presa di coscienza è utile per il futuro. Chi è solo adesso non si mette in gioco. Per il lavoro ci sono novità in vista di giugno. Sagittario, voi sì che volete mettervi in gioco. Dicevo ieri che avete bisogno ogni tanto di svagarvi. Un po' come i bambini, no? Quando eravamo piccoli eravamo un po' nervosi, cosa faceva il papà o la mamma? Ci portava le giostre, ci portava un po' a divagarci, almeno nella maggioranza dei casi era così. Ecco, il vostro Sagittario che è in casa, l'avete divagato? E se voi siete Sagittari, vi siete un po', diciamo, divertiti negli ultimi tempi? Perché altrimenti, se pensate solo alla fatica fisica, al lavoro, ai problemi, anche dal punto di vista di salute che qualcuno ha avuto, rischiate di non stare tranquilli. Il segno della bilancia io lo porto in auge, ma so benissimo che ci sono state molte preoccupazioni, soprattutto a febbraio. Anche questo è un mese di liberazione, marzo, quindi tutto quello che non funziona sarà buttato via. Il segno della bilancia, un po' come l'acquario, segno d'aria, ha la possibilità di buttare tutto per aria, appunto, scusate il gioco di parole, e ripartire, cosa che altri non fanno. Forse questa è l'unica soluzione per stare meglio. Scorpione è un cielo che parla d'amore, parla di sentimenti, parla di emozioni, di relazioni, di contatti. Sarete molto ammirati in questo periodo e supererete quella fase di diffidenza che avete vissuto agli inizi del mese e alla fine di febbraio. Il segno del cancro è pioniere di nuove emozioni. Io spero che arrivi al più presto anche una buona notizia nel lavoro, una riconferma. La giornata di oggi vi vuole bene, lunedì e martedì siete stati un po' agitati, e chiudo in bellezza col segno dei pesci, che adesso, oltre a festeggiare il compleanno, siamo sotto compleanni dei nati pesci, può anche emozionarsi come non capitava da tempo. Certo che se una persona vi vuole bene dovete dargli spazio, date spazio anche alle trattative, perché queste settimane sono molto importanti per voi. Vi abbraccio.